Bentrovati con il nostro consueto appuntamento settimanale, come sempre sui nostri canali Well Salute e The Vox. Oggi è tornato a trovarci un nostro ospite che abbiamo già appunto avuto modo di poter intervistare per realizzare dei focus, ed è il professor Carmelo Militello, chirurgo gastroenterologo e endoscopista. Professore, grazie per essere nuovamente con noi. Grazie a voi sempre. Gentilissimo, è un piacere avere la nostra ospite. Allora, professore, noi oggi, grazie a lei, affrontiamo un tema abbastanza particolare e anche molto delicato, ossia quello delle stomie e incontinenze, come abbiamo parlato da titolo del nostro incontro. Allora, anzitutto io le chiederei, se possibile, di chiarire cos'è la stomia, perché magari non tutti possono esserne al corrente, e spiegare appunto poi in cosa consiste. Poi procederemo nel corso del nostro incontro chiaramente con un focus vero e proprio sul tema. Intanto le lascio questa prima domanda. Certo, grazie. È un argomento a cui io sono molto sensibile, perché da tantissimi anni mi dedico a questo tipo di situazione, a questo tipo di patologia o condizione, se vogliamo, dei nostri pazienti, e quindi ne parlo molto volentieri. Dunque, primo, che cos'è una stomia? Per stomia è un termine dall'origine greca che vuol dire che abbiamo abboccato alla parete del corpo, nella fattispecie della parete addominale dei nostri pazienti, un qualcosa che in realtà doveva stare dentro. Cioè può essere una stomia di tipo alimentare, intestinale, o anche una stomia di tipo urinario, cioè un organo cavo interno a un certo punto, per delle patologie ovviamente, non permette il passaggio nel lume del suo contenuto, e allora il chirurgo è costretto a far defluire all'esterno questo tipo di contenuto. Nel caso delle stomie intestinali, le distinguiamo in stomie del colon, quindi colostomie, dalle quali fuoriesce contenuto fecale, e ileostomie, quando dobbiamo drenare più alti, cioè quando abbocchiamo l'intestino tenue alla parete addominale. Parliamo poi di stomie urinarie invece quando, per motivi tipo soprattutto per quando è necessario asportare la vescica, o c'è comunque un ostacolo che coinvolge le vie urinarie, l'uretere nella fattispecie, cioè quella via che unisce il rene con la vescica, ecco che allora le urine da qualche parte devono uscire, e noi l'urologo, in genere il chirurgo urologo, abbocca all'esterno l'uretere, o addirittura abbocca all'esterno un pezzo di ansia intestinale che è collegato all'uretere, che permette la fuoriuscita dell'urina. Ecco, voi capite che innanzitutto dal punto di vista anatomico questa rivoluzione per il paziente ha un peso importante, non solo fisico, pratico, ma anche innanzitutto psicologico. Già al momento in cui gli diciamo guarda che dovremmo fare una stomia, follia, il paziente dice ah io muoio, non voglio niente, cioè ha una reazione violenta e molto comprensibile, e quindi è una situazione che psicologicamente è un grosso problema, ma potrebbe essere un grosso problema se non lo si sa affrontare nel modo corretto, come sempre tutto quello che avviene nella medicina e forse anche nei rapporti di vita quotidiani. Ovviamente questo tipo di patologia, oltretutto, va affrontata immediatamente dopo l'intervento, quindi in un momento anche di debolezza del paziente stesso, non solo fisico ma anche psicologico ancora di più. E allora, ovviamente, sia le urine che le feci dove vanno? Non possono spandere sulla ferita, sull'addome o nel letto, ma devono andare in una zona ben precisa. Ecco che allora noi abbocchiamo il famoso sacchetto, un sacchetto di plastica che i pazienti conoscono e lo nominano come il sacchetto, ma mica mi farà il sacchetto? Questa è la famosa domanda che ci fanno quando devono essere operati di una patologia spesso tumorale importante. Perché peraltro questo avviene anche per patologie infiammatorie nel giovane, anche i bambini, ahimè, qualche volta hanno necessità di avere questo sacchetto, che a volte è più grande del bambino stesso, è una roba che sarebbe bello che non avvenisse, ma certo che
che quando si deve siamo costretti a fare. Ecco, quindi abbiamo detto stomie fecali, stomie urinarie, stomie ileali. Questo è il quadro, che spero sia stato abbastanza chiaro, so che non è facile, soprattutto non avendo uno schema magari davanti, però si dovrebbe comprendere. Assolutamente, assolutamente sì, è chiarissimo lei, professore, quindi la ringraziamo in merito. A tal proposito, professore, lei ha sottolineato un aspetto molto importante che magari molto spesso nella complessità del problema può essere, come dire, messo in secondo piano, ma che secondo me tanto in secondo piano non è da mettere, ossia quello problema psicologico, cioè nel senso come una persona poi vive l'idea di poter proseguire, insomma, nell'arco della propria vita per un periodo, poi ora questo chiaramente ce lo indicherà lei, e in quest'arco di tempo, insomma, con questo sacchetto, comunque in questa fase che può essere abbastanza, come dire, delicata. Ecco, come affrontate solitamente Ecco, questa cosa? e questo diciamo non è per niente facile affrontarlo, è il problema fondamentale perché di per sé non è neanche una vera e propria patologia, la patologia è a monte quello che ha provocato questo tipo di situazione, che molto spesso è definitiva e quindi questi pazienti a un certo punto pensano non solo cosa faccio, ma per quanti anni dovrò andare avanti così. Il momento più grave sono i primi mesi. I primi momenti addirittura, e soltanto avendo una persona di riferimento, infermiere spesso, anzi l'infermiere è quello più vicino al paziente, quello a cui il paziente si confessa molto più facilmente che al medico, che magari viene visto così come qualcuno che passa e se ne va tutti i giorni a dargli la visita, ma poi va via. Invece l'infermiere è vicino quotidianamente ed è la persona più adatta, se ben preparato, ovviamente, a gestire queste cose, a gestire il rapporto col paziente o il rapporto del paziente con questo tipo di situazione. Ovviamente questa è una cosa che tra l'altro è relativamente recente ed è relativamente presente soprattutto nei paesi civili, nel senso che fino non tanto lontano da adesso, ci può sembrare tanto, ma fino agli anni 60 e anche oltre del secolo scorso ormai, veramente non esisteva modo di aiutare questi pazienti se non in modo molto strano. Tipo sacchetto di plastica attaccato alla pancia per raccogliere quello che veniva fuori, immaginate che cosa succedeva, garze che servivano, fazzoletti, cioè si sono inventati di tutto per cercare di, ovviamente, di avere una vita che non è vita. Negli anni 64-65 è cominciata tra i chirurghi più sensibili a questo tipo di situazione. La possibilità e il pensiero di cercare di dare un aiuto a questi pazienti. E allora è sorta un'associazione nazionale che si chiamava Associazione Stomizzati, gestita in genere appunto dai chirurghi, dai medici che hanno prima di tutto dato cultura anche agli infermieri e soprattutto gestivano i pazienti riunendoli in un'associazione che potesse dare un mutuo aiuto tra questi pazienti stessi. La cosa poi è diventata molto più importante negli anni successivi, si è visto quanto indispensabile sia un aiuto a questi pazienti e allora sono sorte le associazioni di cui ce n'è una federazione nazionale che è la FAIS, che ha sede a Milano, ma che poi ha le sue succursali, diciamo, a livello provinciale e regionale. E nel Veneto abbiamo una vecchia cultura perché già negli anni 60 il collegamento col centro tumori di Milano era cominciato nel reparto del professor Pezzuoli, poi il professor Terranova, che poi ho ereditato io, la capacità e la cultura di gestire questi pazienti. E allora dai dai siamo arrivati agli anni 2000 comunque in cui la Regione Veneto ha fatto una legge per normare, diciamo, la gestione di questi pazienti, che era una legge a favore dei soggetti stomizzati e incontinenti, che ha creato anche le strutture per avere un ambulatorio, un infermiere specialista in questi termini, che sappia parlare innanzitutto, prima di tutto deve essere uno psicologo, diciamo, dal punto di vista proprio del rapporto interpersonale, una persona molto sensibile, ma poi una persona che sappia spiegare bene e soprattutto assistere il paziente nelle prime
settimane, quando, andando via dall'ospedale, perché voi sapete che sempre prima bisogna mandare via i pazienti perché non c'è posto, non ci sono letti, certo. E allora il paziente che gli togli i punti, bene, è guarito, lo mandi a casa, vada via con questo sacchetto e s'arrangi. Così succedeva, e prima non c'erano neanche i sacchetti, adesso almeno li abbiamo. Ecco, in questo momento il paziente e la famiglia soprattutto che sta intorno e che deve in qualche modo assistere il paziente, si trova con le mani nei capelli, non dice cosa faccio, terrore. Ecco che allora avere un punto di riferimento, e a Padova adesso l'abbiamo, un ambulatorio infermieristico, specialistico che gestisce tutti i reparti dell'ospedale, oltre che i pazienti dimessi, che possa, dicevo, assistere in modo corretto questi pazienti, aiutarli, creare del... dare la possibilità di insegnare a gestirlo al paziente prima di tutto, più che anche al familiare, ma al paziente prima di tutto, perché molto spesso la prima reazione del paziente è: ah, io non tocco niente lì, io non faccio niente, e si appella alla moglie, se c'è la moglie, alla figlia, alla badante e così via. Il paziente deve gestirlo. Passati i primi 6 mesi, le garantisco che ci sono persone che fanno una vita del tutto normale, perché si può rieducare questa stomia e con delle metodiche che non sto a spiegarvi, ma comunque la stomia si può rieducare, nel senso che il paziente si mantiene pulito col suo sacchetto, ma anche per 48 ore. Il paziente ricomincia una vita del tutto ordinaria. E io le dico che quando nel 2001 ho partecipato a fondare la FAIS, cioè la Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati Nazionale, io ero vicepresidente. E perché vicepresidente? Perché ho voluto, insieme agli stomizzati, che questa associazione fosse di degli stomizzati, e quindi come tale il presidente doveva essere un paziente, una persona che aveva una stomia e che quindi era molto più sensibile di un tecnico che magari lo può fare per, così, per orgoglio personale, ma molto più sensibile su questo tipo di argomento. E questa persona, che era stomizzato a vita, era un grosso amministratore di una ditta multinazionale importante di Milano, una persona di cultura che sapeva parlare tutto, e che mi diceva: io dopo i primi mesi in cui ho sofferto tutto quello che ho appena spiegato, ho cominciato a rivivere e mi sono trovato ad andare in aereo, in giro per il mondo, in tavole di lavoro importanti con personaggi, eccetera, e nessuno sapeva che io avevo il sacchetto sotto la camicia. Quindi questo è quello che si può fare, e solo i pazienti che hanno la stomia possono parlare con i pazienti che hanno appena creato, che hanno trovato questo dramma, per spiegargli che anche stomizzati si vive, si può vivere bene. Nella vita il bene è sempre relativo, però si può vivere. Vabbè, certo. Ecco, forse però mi sono dilungato, mi scuso, ma questo era una cosa che è molto importante da comunicare ai nostri pazienti. Era giusto, non deve scusarsi, ci mancherebbe altro, anzi siamo noi a ringraziarla. Professore, ora passando sul tema incontinenza, no? Che avevamo quello che è un termine poi tanto diffuso, anche tanto usato a volte, forse anche a proposito in molti casi, perché magari il paziente tende a ricondurlo a un più frequente bisogno di andare, insomma, in bagno, di ricorrere ai propri bisogni, e allora subito lo teme come incontinenza. Allora, quando la possiamo definire incontinenza? Ecco, l'incontinenza si ha tutte le volte che una persona perde la capacità di contenere le feci o le urine o entrambe in modo cronico. Cioè, l'esperienza di tutti che un momento di mal di pancia, magari in montagna col freddo, improvvisamente come facciamo, e magari abbiamo un'incontinenza del tutto improvvisa, e magari facciamo una brutta figura, ma succede una volta e dopo non succede più. Lì il problema non è un'incontinenza, diciamo, vera, quella che noi intendiamo. L'incontinenza è qualcosa di cronico, cioè l'incapacità di contenere, a volte in modo temporaneo o avendo un minimo di margine di tempo, inizialmente l'aria, poi le feci, e poi le feci liquide prima, poi magari nel tempo, se peggiora la situazione, non riuscire a contenere neanche le feci solide. E questo chiaramente è una situazione molto grave,
sempre, soprattutto inizialmente, con risvolto psicologico fondamentale, ma ovviamente anche fisico, insomma, e comportamentale di vita quotidiana, sia per le feci che per le urine, e a volte entrambe si trovano presenti. Ovviamente è una situazione che dà problemi, anche comunque problemi fisici. Perché si crea? Perché si crea? Ci possono essere dei problemi organici, ma ci possono essere anche soltanto dei problemi funzionali che creano questi risvolti. Qual è la frequenza dell'incontinenza? Detto che è una patologia anche questa, un po' anche come le stomie, ma ancora di più l'incontinenza è una patologia che non appare nella vita quotidiana all'esterno dell'intimo di ogni persona. Un paziente incontinente se lo tiene per sé, cerca di non dirlo, non lo dice, qualche anziano in particolare non lo dice neanche ai figli per paura di disturbare, di creare appunto degli squilibri familiari con la nuora, col genero, insomma, capiamo queste situazioni. Però a volte non ne parlano neanche col medico, cioè se la tengono per sé. E spesso, soprattutto nella donna anziana, sembra quasi una condanna divina. Cioè, ormai sono vecchia, mi è venuta l'incontinenza, me la tengo, metto il pannolone, e con questo si pensa di risolvere i problemi e non li si risolvono in realtà. Diciamo che se dobbiamo dare qualche numero, innanzitutto è questa sia una patologia più frequente nella donna che nell'uomo. Diciamo 4 a 1 tra le donne rispetto all'uomo. Nella popolazione mondiale, comprendendo tutte le età, dal bambino, che è incontinente fisiologico, il bambino ovviamente fino a 1 o 2 anni, dopodiché ovviamente recupera la funzione fisiologica, ma questa è un'altra situazione ovviamente che conosciamo tutti molto bene. Quindi comunque un 3% della popolazione mondiale è incontinente, ma se andiamo a vedere sopra i 65 anni, diciamo 7%, sono numeri, ripeto, sfumati, molto variati dal fatto che i pazienti non te lo dicono, insomma. Ho conosciuto dei medici di base di Padova Centro, 1500 pazienti nella sua registrati con lui, dice: ma lo sai che nessuno mi viene a dire che è incontinente? Vabbè, perché se lo tengono, ma è impossibile che ultra 65 anni su 1500 nessuno sia incontinente. E in effetti questa è la cosa che voglio comunicare. Bisogna andarla a cercare, bisogna farla apparire, bisogna dire ai pazienti che non è una condanna divina, ma che qualcosa bisogna fare. A questo 7%, forse anche di più, dei pazienti superiori ai 65 anni, aggiungiamo che poi, se il paziente viene, l'anziano, soprattutto l'anziano fragile, viene ricoverato in ospedale, peggio ancora in reparti di lungo degenza, quindi allettati, fermi a letto che non riescono a muoversi, non ultimo per un pezzo di utilità degli infermieri che mettono il pannolone: devo andare in bagno, aspetta, intanto falla nel pannolone e poi arriviamo. E questo fa sì che questa incontinenza si aggrava molto. Io ho calcolato in reparti buoni, quindi diciamo anche padovani, 46% di pazienti con lungodegenza geriatrica incontinenti alle feci, 46%, uno su due praticamente. Quindi capiamo l'importanza di questo, e questo poi c'ha il suo risvolto nella spesa. Il 40% della spesa per presidi dell'USL, anche dell'USL padovana, della regione, il 45%, sono tanti soldi, è speso proprio per i problemi di incontinenza. E per le complicanze poi dell'incontinenza, vedi, piaghe da decubito, e non sto a dilungarmi su brutte cose, diciamo, tra virgolette, insomma, ecco. Professore, io le rivolgo 2 domande sulla base di quanto ha già detto, insomma. Quindi, anzitutto, possiamo riscontrarlo anche in fasce d'età più giovani, questo problema? Scusi, forse ho capito male. Se nei giovani lo troviamo. Esattamente. Sì, no, lo troviamo anche nei giovani. Giovani, soprattutto nei giovani, diciamo, anche da una giovanissima età, soprattutto dopo un trauma, dopo problemi chirurgici, per patologie che hanno in qualche modo coinvolto il sistema di contenzione, quindi la muscolatura sfitteriale. Piuttosto che problemi appunto a livello della vescica e compagnia bella. Quindi diciamo che anche nel giovane abbiamo questi incontinenti, e soprattutto in queste persone giovani
è importante spiegare che di incontinenza ci si cura e si guarisce, e soprattutto in età giovanile dobbiamo, soprattutto le donne che hanno partorito con parti complicati, che sono quelle che hanno una maggiore frequenza appunto di incontinenza, soprattutto urinaria, e beh, in queste persone, e non solo, anche fecale, in queste persone è importante spiegare che la prima cosa da fare è la prevenzione, che poi non è altro che la ginnastica del piano perineale, che va cominciata da giovani. Non possiamo a 80 anni spiegargli che forse doveva fare un po' di ginnastica e vedere che guarisca, perché a quell'età diventa ben più difficile. Comunque ci sono metodi per cercare di correggerla anche a quell'età. Ma soprattutto nei giovani è fondamentale che si sappia che si può intervenire, e intervenire subito. E se vuole io aggiungo un'altra cosa, che è quella, prima ho parlato di una legge per gli stomizzati, ebbene successivamente un paio d'anni fa è sorta una nuova legge regionale che ha creato, appunto adesso posso anche dire qual è la legge, ma soprattutto ha creato una rete di assistenza, almeno ha disegnato meglio nella legge una rete di assistenza ai pazienti incontinenti, che prevede la gestione del paziente incontinente dal medico di medicina generale al distretto, ai centri di hub, come si dicono adesso, di alta specializzazione nei reparti. Hanno creato 5 hub almeno sulla legge, per adesso ce n'è uno e mezzo, che sarebbe Treviso, e Padova sta nascendo in questo periodo, che sono i centri dove urologi, chirurghi, ginecologi e fisioterapisti, soprattutto fisiatri meglio, e quindi anche fisioterapisti in conseguenza, agiscono insieme per cercare appunto di sistemare, di aggiustare, di creare il clima migliore per questi pazienti, e soprattutto far apparire che esiste dove andare, e non così, ma io non so, adesso vediamo, chissà chi è che può aiutarci, perché questa è la situazione attuale. Il paziente, spesso anche i medici di medicina generale, non sanno a chi mandare questi pazienti, e poi quindi cercano in qualche modo di risolvere il problema, ripeto, col pannolone piuttosto che col clistereo, piuttosto che con metodi, insomma, della nonna, tra virgolette, insomma. Certo, e grazie per i preziosi suggerimenti, professore. Noi siamo in chiusura, siamo in conclusione, le volevo chiedere se può, se vuole lasciare un messaggio, insomma, a tutti i nostri ascoltatori. In chiusura, prego. Certo, no, il messaggio è fondamentale, e sono 4 parole che racchiudo in questo. Primo, ricordatevi tutti, anche chi ha una certa età, che a essere incontinenti non è una condanna ineluttabile. Questo è fondamentale. Se uno ha problemi di incontinenza, va diagnosticata e curata, meglio ancora prevenirla. E poi sappiamo, perché se diventa grave pone grossi problemi di gestione. L'incontinenza favorisce la genesi di tanti problemi che non sto a sottolineare, ma soprattutto la cosa che mi piace dire sempre ai miei pazienti, importante è non arrendersi, ma darsi da fare per risolvere i problemi che ci giungono dal fisico, come quelli che ci giungono ogni giorno nella nostra vita quotidiana. Grazie comunque, grazie. Grazie, grazie a lei, professore. È stato quindi nostro ospite il professor Carmelo Militello, che ringraziamo. Grazie ancora per essere stato con noi, professore, anche oggi. Gentilissimo, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Grazie. Eccoci qui, e allora noi vi diamo appuntamento, come sempre, alla prossima puntata. Grazie ancora per essere stati con noi.